Ciao a tutti ragazzi e benvenuti di nuovo su YouTube. Fine della giornata, finalmente si torna a casa. Sono le 3, porca miseria, ho anche oggi 8 ore. Allora, volevo precisare una cosa insieme a voi, perché io continuo a ridere tutte le volte che apro il Tutto Sport. Il Tutto Sport, che ritenevo un giornale abbastanza attendibile, si rivela sempre, porca miseria, ultimamente sempre pieno di tavanate, ma sempre, sempre. L'ultima tavanata stamattina, apro il giornale, vedo il giornale perché è in prima pagina, bam, Sarri e la Juve, con Sarri e Icardi. Come se dovesse portare Sarri, Icardi alla Juve. Ma se porta Sarri, Icardi alla Juve, qualora dovesse essere Sarri, che non è lui, comunque qualora dovesse concludersi il patto Juve con Icardi, ma che fa la panchina di... cosa fa? Il sostituto di Ronaldo, Icardi? Giocano nello stesso punto. Cioè, non che facciamo? Facciamo, mettiamo sulle fasce Ronaldo e lasciamo punta ai Icardi? Prima cazzata. Seconda cazzata, invece, praticamente tutto il mercato che girava attorno ad Allegri, che lo volevano in 1000, in 10.000 squadre, poi alla fine si piglia un anno sabbatico perché non c'è nessuna squadra che lo vuole. Quindi giustamente, se vieni cacciato poi dalla Juventus, un club che dovrebbe prenderlo dice cavolo, aveva la Juventus in mano e Agnelli l'ha cacciato, che faccio, me lo prendo io? Se l'ha cacciato Agnelli un motivo ci sarà, no? E infatti si piglia un anno sabbatico, che magari sono due. Poi un'altra tavanata sempre dei giornali. Qual era l'altra tavanata dei giornali che ora mi sfugge, mannaggia. Sì, che praticamente è stato avvistato Ramadani insieme a Claudio Chiellini e Paratici, che giravano a Milano. E quindi era sottinteso che parlassero di Sarri, ok? Era sottinteso che parlassero di Sarri. Allora tutti i giornali a dire stanno limando gli ultimi dettagli, stanno limando gli ultimi dettagli, però l'unico dettaglio che è che Ramadani non è il procuratore di Sarri, ma è Pellegrini o Pellegrino, come ho detto prima. È un'altra cazzata. Poi l'altra cazzata ancora, ma grossissima, è che questa proprio è assurda, proprio quella ti fa pensare proprio che le notizie vengono fuori così a cazzo, ok? Allora, praticamente il Chelsea non sta dando via Sarri perché il nome successivo a Sarri dovrebbe essere Lampard. Siccome Lampard fa parte di una squadra, cioè allena il Derby County, primo, non ha mai sentito Chelsea bussargli la porta e dirgli avrei bisogno di Lampard per il Chelsea perché Sarri mi abbandona. Primo. Secondo, il Derby County per lasciare Lampard ha bisogno dell'indennizzo più alto del Chelsea. Quindi, che fa il Chelsea? Piglia 2 milioni e gliene dà 4 al Derby County? No. Quindi, a oggi, alle 15 di oggi, 15.01 con 27 gradi e mezzo che non si sa più che fare con questo caldo, Sarri è l'allenatore del Chelsea. L'allenatore del Chelsea, mio caro Pedulla e Di Marzio, Sarri ad oggi alle 15.01 con 28 gradi, Sarri è l'allenatore del Chelsea. Non c'è nessun comunicato che dice che a poco, lunedì, martedì, a breve sarà fatta la firma. E che io non ho mai visto Pellegrini
insieme ad Agnelli, Paratici e Nedved insieme a Pellegrini. Non ho mai visto Pellegrini aprire la conferenza stampa e dire: sto parlando e trattando con Agnelli per l'acquisto di Sarri per sedersi sulla panchina della Juventus. Non c'è mai stata notizia, mai. Quindi, signore e signori, buon sabato pomeriggio, un bel sabato di stallo, ci facciamo una domenica con le nostre famiglie, altre due giorni di stallo, e vediamo lunedì mattina che succede. Buon weekend a tutti, un bacio da YouTube e ci sentiamo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale.